Ciao a tutti, se a volte evitate di comprare le cozze perché non vi va di pulirle, siete nel posto giusto perché adesso vi faccio vedere un metodo velocissimo per pulire più chili di cozze contemporaneamente, ma soprattutto in maniera molto veloce. Andiamo a vedere. Guardate, queste cozze sono sporchissime. Gli do solo una sciacquata in lavandino. Eccoci qua, ci aiutiamo con un sacchetto di plastica. E mettiamo le cozze all'interno. Messe le cozze all'interno del sacchetto, andiamo ad aggiungere un paio di pugni di sale grosso. Aggiungiamo un altro po'. A questo punto andiamo a chiudere il sacchetto e lo mettiamo in lavandino. Facendo attenzione a non tagliarvi perché ci potrebbe essere qualche piccola scoria, magari utilizzate dei guanti. Andiamo a strofinare in questa maniera per 4-5 minuti le cozze, ruotando di tanto in tanto in tutti i versi la busta. Vi ripeto, attenzione alle mani. Ok, guardate, la busta si è cominciata a rompere, quindi meglio che mi fermo. Andiamo ad aprire. E il risultato è questo. Adesso le passiamo solo sotto l'acqua e vediamo. Guardate, sono lucide praticamente. Riuscite a vederle? Man mano che le togliamo dal sacchetto, le andiamo a mettere in uno scolapasta. Eccoci qua. Adesso non ci resta che togliere il bisso, che è questo filetto che vedete così. In maniera molto semplice lo si tira così in avanti, ma come potete vedere spesso, guardate, manco a farlo apposta, si rompe il frutto. La maniera migliore quindi è quella di toglierlo al contrario, cioè dalla parte grande verso la parte piccola, quindi verso il giunto, la giuntura. E ce le mettiamo da parte. Io volevo far vedere anche un'altra cosa. Questo pezzettino che vediamo viene gergalmente chiamato osso, ossicino. Non sempre si toglie, neanche quando li togliete, quando li lavate a mano una per una con la spugnetta. Senza farvi male, vi consiglio di toglierlo con l'aiuto di un coltello, sfregando sulla parte. Ecco qua, fate attenzione sempre alle mani, lo togliamo anche dall'altro lato. Ecco qua. Continuiamo piano piano a togliere, guardate come sono uscite, a togliere il bisso, questo neanche ce l'ha. Eccolo qua. Quindi dalla parte grande alla parte piccola, così. Ricordate sempre di utilizzare un paio di guanti da quelli là per lavare i piatti. Quelli vi saranno utili per evitare di tagliarvi e per evitare di magari far avere dei cattivi odori alle mani. Mi raccomando, i guanti devono essere puliti, magari ve ne mettete via da parte un paio e li utilizzate soltanto in questi casi. Se invece non li utilizzate e vi accorgete di avere alle mani un cattivo odore, vi lascio nell'info box un video, un trucchetto per eliminare i cattivi odori dalle mani.
Ok, ho terminato con la pulizia, ho dato una sciacquata allo scolapasta e adesso vado a dare un'ultima risciacquata alle coste. Spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere che cosa ne pensate, come vi siete trovati, vi ripeto, attenzione alle mani, utilizzate dei guanti da piatti per lavare i piatti puliti, lasciate un like, commentate, condividete il video e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!